Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Ragazzi, c'è una mossa di Seferin, c'è una mossa di Seferin che fa un regolamento nuovo e impone un paletto nuovo per l'iscrizione alle coppe per la stagione 25-26, quindi non per questa stagione 24-25 che comincerà tra qualche mese, ma per la prossima, che mette seriamente l'Inter con le spalle al muro. Perché ragazzi, a vederla sembrerebbe poi una norma di non così grande peso, ma c'è un retroscena che non tutti ricordano, che invece ragazzi mette l'Inter nella condizione di dover pagare un mucchio di soldi per potersi iscrivere alle coppe europee. Ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto ragazzi vi chiedo, come al solito, un like a questo contenuto, l'iscrizione al canale perché è gratis, se non l'hai ancora fatto ti basta cliccare sul tasto iscriviti. Io vi ringrazio ragazzi perché siamo arrivati a quota 6.000, davvero ragazzi stiamo viaggiando ad un ritmo intensissimo, vi prego di continuare così perché ragazzi più siamo, più la nostra controinformazione che va, diciamo, a combattere l'informazione ridicola del sistema, l'informazione mainstream che va sempre a favorire i prescritti, la nostra controinformazione arriva a più persone ed ha più cassa di risonanza, più forza e probabilmente le nostre azioni di protesta riescono ad arrivare più lontano. Oltretutto ragazzi, azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale, vi arriva la notifica e non vi perdete nessuno dei contenuti che andrò a produrre su questo canale. Passiamo ragazzi alla notizia di questo contenuto, notizia che ci arriva direttamente da Calcio e Finanza, che ci dice che Seferin e l'esecutivo UEFA hanno praticamente predisposto un nuovo paletto per l'iscrizione alla Coppa, come detto, della prossima stagione. Questo paletto è l'esclusività della proprietà sul proprio marchio. E a vederla così, ragazzi, sembrerebbe qualcosa di normale, perché chi vuoi che non sia proprietario del proprio marchio? Questa cosa naturalmente servirebbe per dare, diciamo, più forza alla società ed evitare che società indebitate fino al collo, che hanno addirittura impegnato anche il marchio, partecipino alle coppe europee, quindi per dare, diciamo, più forza economica a tutta la coppa e più stabilità alle squadre che vi partecipano. Naturalmente, ragazzi, però c'è una squadra che negli ultimi anni ha rispettato zero regole, che negli ultimi anni è stato consentito proprio dalla FIGC e dalla UEFA di fare il bello ed il cattivo tempo, di non si sa chi è stato il proprietario, imbrogli di ogni genere, ragazzi, questi si sono impegnati anche l'anima, però nessuno se lo ricorda, ma qualche anno fa hanno fatto un bond dove l'Inter, come vedete, ha impegnato qualcosina. Allora l'Inter praticamente nel 2018 fa un bond che viene naturalmente venduto e doveva essere restituito nel 2022, però ragazzi c'è un piccolo particolare in questo bond: l'Inter impegna anche il marchio, e impegnando il marchio, ragazzi, l'Inter praticamente si mette un paletto per la partecipazione alle coppe europee. Perché? Perché il bond non è stato restituito, ma come capita spesso e come vi ho spiegato ieri nel video, c'è un'eredità che viene portata da una proprietà all'altra ed è proprio questo bond che è stato spedito ancora in avanti, che ancora è andato in eredità anche ad Oaktree e dovrà essere restituito nel 2027, quindi non è stato ripagato ma è stato sostituito da un altro bond di 5 anni dal 2022 al 2027 e quindi ragazzi, l'Inter per partecipare alla Coppa Europea nella prossima stagione, i signori di Oaktree dovranno tirar fuori una bella somma di quattrini. E ragazzi, stanno arrivando i nodi a pettine, stanno arrivando le loro belle gatte da pelare. Perché? Perché quando tu hai un atteggiamento che è definire fraudolento, ragazzi,
è praticamente fare un complimento al loro comportamento. Fraudolento è qualcosa di... è minimizzare, ecco, è praticamente andare a fargli un favore. Quindi, detto questo, tu non puoi andare avanti sempre con i soliti imbrogli per vie traverse, impegnandoti anche l'anima. E adesso, ragazzi, sono davvero mal di pancia. Poi, detto questo, ragazzi, bisogna che queste regole vengano fatte rispettare, oppure può succedere come ad esempio nel caso dei passaporti, visto considerato che ci sono tanti milanisti che mi seguono, c'è da dire, in quel caso il colpevole principale fu Adriano Galliani, nel caso dei passaporti, che andò a derogare le regole che avrebbero coinvolto non solo l'Inter ma tante squadre, ma l'Inter principalmente, perché l'Inter con Recoba fece davvero qualcosa di scandaloso. Però il Milan andò, l'amministratore delegato del Milan all'epoca, pensate un po', ragazzi, all'epoca anche presidente della Lega Calcio, andò praticamente a creare una proroga che permise all'Inter di non essere punita. E quindi, ragazzi, in quel caso la scamparono. Vediamo adesso se il nostro amico Seferin, che è già nei guai fino al collo, che ne ha combinate di tutti i colori, che adesso è coinvolto nello scandalo intercettazioni con Piquet, con il presidente Rubiales, ex presidente della Liga, e con Lionel Messi, dove hanno fatto davvero il bello e il cattivo tempo, si avrà il tempo e lo spazio per salvare l'amico Gravina, l'amico Marotta e tutti i compagni di merenda che in questo periodo hanno fatto una bella combriccola di imbroglioni e che davvero hanno creato quella che è da definire a tutti gli effetti un'associazione a delinquere di stampo mafioso. Però, ragazzi, le cose finiscono come vi ho spiegato, i nodi vengono al pettine, e se tu agisci in modo criminale, ragazzi, prima o poi, o succede come è successo nel post calciopoli, che ti devi mettere a parcheggio per 10 anni e comprare, diciamo, che ne so, andare a comprare giocatori che aveva l'Inter in quel periodo, ragazzi, giocatori tipo Schelotto, e quindi vedere la Juventus che vince per 10 anni e star lì buono e tranquillo perché hai creato talmente tanti debiti, hai fatto talmente tanti casini che devi stare buono per 10 anni, oppure finalmente, e sarebbe il caso questa volta, ma per la giustizia, vieni sgamato, vieni processato, vieni punito e ne paghi le conseguenze delle tue azioni. Ragazzi, questo è quello che noi naturalmente ci auguriamo, non perché odiamo anche l'Inter, ma non per questo, ragazzi, semplicemente per amore dello sport, per amore dell'uguaglianza, per amore della linearità, così come vi ho spiegato nel video delle plusvalenze, che è giusto che paghino anche gli altri, perché dovrebbe pagare solo la Juventus? Io non ho mai detto che la Juventus non deve pagare per lo scandalo delle plusvalenze. Se la Juventus ha fatto delle plusvalenze fittizie, è giusto che abbia pagato, ma non può averle fatte solo la Juventus. Non può averle fatto solo la Juventus quando Ausilio era chiamato il re delle baby plusvalenze, vendendo giocatori che non sono mai arrivati praticamente a diventare dei giocatori professionisti e non hanno pagato niente. Questo, ragazzi, questo è ingiustizia. Quindi massima condivisione di questo video, massima condivisione per far sapere a tutti le notizie che naturalmente, ragazzi, Sport Mediaset, la Gazzetta dello Sporco, il Corriere dello Sport non riporteranno mai. Sono notizie che non riporteranno mai, che andate a pescare se, come me, vi andate a studiare le notizie, le andate a ricercare, io lo faccio per creare contenuti, e quindi le vado a cercare su siti che comunque sono secondari o che comunque non sono siti di primaria importanza per chi non si occupa di questo, come magari posso fare io che ho un canale YouTube. Ecco, ragazzi, quindi massima condivisione, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus, e nel dubbio Inter merda, che non guasta mai.